Liverani soprattutto una gran bella rimpatriata qui, no? Beh sì, tante volte non ci possiamo mai trovare, ognuno poi gira per tutta l'Italia e quindi quando c'è un evento così per ritrovarsi è sempre un piacere, poi si fa sport, quindi credo che è la giornata perfetta. Come calciatore tanta roba, qualità da vendere. Diciamo. Ma sono due carriere diverse, quella da calciatore credo è stata ottima, questa allenatore siamo all'inizio, oggi ho 45 anni quindi ce n'è di strada da fare e quindi andiamo avanti, sono 4-5 anni di seguito che parto dall'inizio, quindi vediamo un po' quest'anno cosa succede. Infatti facendo una rapida rivisitazione, perché io ho seguito con grande interesse a Terni, per esempio la salvezza, in condizioni difficili, poi a Lecce devo dire una vera e propria impresa con due campionati vinti, ricordo in Serie B due anni fa il Lecce giocava il miglior calcio senza ombra di Grazie. Dubbio, bene secondo me anche in Serie A nella parte finale, peccato per la salvezza mancata, ecco a Parma che cosa è successo? Ma quando si cambia, specialmente ti ripeto in questo periodo, senza poter lavorare in ritiro, senza fare altre situazioni, è successo che non siamo riusciti a trovare la situazione, ma comunque fa parte poi della crescita di un allenatore, quindi è un momento adesso di pausa, vediamo poi questi giorni quando finirà il campionato e vediamo quello che uscirà fuori se dall'inizio o se no aspetteremo una proposta interessante. Visto che siamo qui a Pescara, sorpreso Liverani di quanto accaduto a Pescara con la retrocessione in C? Ma è un dispiacere perché è una bella piazza, è una bella città, è una tifoseria calda, quindi sicuramente mancherà la Serie B. Io l'ho affrontata in Serie B, quindi so il calore di questa piazza, posso fare un in bocca al lupo sperando che possano rivincere e risalire immediatamente. Purtroppo Tabanelli neanche lontano parente di quello che ho visto a Lecce, ma ha avuto dei problemi di natura fisica, purtroppo. Tabanelli purtroppo convive con problemi fisici, è un ragazzo eccezionale, sensibile, con me ha fatto qualcosa di straordinario, abbiamo vinto il campionato di C e di B insieme, paradossalmente in quello di C ha avuto i stessi problemi che ha avuto quest'anno qui, invece in B un pochino di meno. È un ragazzo secondo me che la Serie B la fa alla grande e purtroppo non è andata bene qui, il calcio capita delle volte situazioni così. Assolutamente, l'ultimissima perché mi ricordo no, nel finale il Pescara riuscì a ribaltare quel sì. Verdetto all'Adriatico con la doppietta di Del Sole. No? Sì, noi eravamo partiti male, 2-0 Pescara, poi abbiamo fatto 2-1 e 2-2 in inferiorità numerica, prima in 10 e poi in 9. E poi abbiamo preso il gol, credo, all'ultimo minuto, insomma, in 9. Dispiace perché la squadra, anche in inferiorità, aveva fatto un'ottima gara, però poi fa parte del calcio e quindi è andata così. Fabio Liverani aspetterà pronto a ripartire con un progetto naturalmente serio, è quello che interessa di più, no? Ma sicuramente quello che possa seguire, insomma, le idee che io ho nel calcio. Quindi vediamo quello che succederà e ci confronteremo con qualche società che chiamerà e vediamo se i progetti collimano.